recupero di Calze, poi è Kroll il libero che manda la palla in avanti, rimane in campo per lo scatto di Boniek che mette al centro un pericoloso pallone, colpo di testa di Tarantini che evita l'anticipo di Rossi. Passarella, Valencia, lancio è su l'ala destra, scivola Tardelli, Maradona che con un gran tiro tagliato va a cogliere l'angolo opposto del portiere Leon. Gol di Maradona che aggira letteralmente il portiere e va a raggiungere l'angolo opposto. Un gran bel gol che porta in vantaggio l'Argentina. Si interrompe il gioco perché Boniek triangolo con Rossi, Boniek cerca il pallonetto e manda la palla alta. Zico, eccolo con una bella apertura su Boniek, tiro di Boniek e parata con il piede di Figliol. Brasile, ed ora è Asensi, lanciato in maniera di Gagego, lo riporta in avanti Holguín, scambio Holguín-Maradona, lancio è su Hausmann, tiro di Hausmann e Pezzei sulla linea della porta evita il raddoppio. Zico, di tacco verso Tonigno, cross di Tonigno, colpo di testa di Boniek e la palla è alta a Tonigno. Poi ecco il servizio di Causio per Zico, traversone di Zico ed è il pareggio con Galvan che nel tentativo di ostacolare Rossi depone la palla nella propria rete. Zico riceve il passaggio di Causio, è già fuori della portata del portiere, sta per intervenire Rossi, nel tentativo di anticiparlo Galvan. Il cross, riprende Zico, Causio che coglie benissimo, smarcato Tonigno, traversone di Tonigno, porta vuota, Zico e la squadra del resto del mondo passa in vantaggio. Sulla spinta corta della difesa, Causio ha visto libero Tonigno spostato in avanti. Ecco, vedete Causio che vede Tonigno liberissimo, lo serve, Tonigno traversa al centro e Zico non deve far altro che spingere la palla entro quella dei mondiali e l'apertura della successiva. Avete visto il calcio di punizione di Passarella e riesce a mandare al centro un pallone, la palla è colpita da Boniek, parata di Concilia, forse però era in fuorigioco Boniek. Ecco il fischio finale dell'arbitro su un'azione difensiva di Rossi che conclude la partita e la fissa sul risultato di questo.